Buongiorno a tutti, carissimi telespettatori di Salento Television, ben ritrovati! Finalmente di nuovo insieme, dopo un anno di stop per motivi ormai noti. Eh sì, purtroppo questa pandemia che ci ha costretti al blocco totale, ma finalmente si ricomincia pian pianino a rivedere la luce. Ricomincia la vita e con essa anche la voglia di fare sport, tanta voglia di mare, di sole, di fare gruppo, di divertirci sanamente come sempre abbiamo fatto. E allora, a parlarvi è con voi Fabio Bin della SNAL Sea, associazione sportiva di nuoto in acque libere, in associazione con AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport. Oggi per voi in telecronaca con appunto Salento Television con il nostro mitico Francesco Rizzo. Ciao Francesco! Sì, finalmente ci voleva proprio questa giornata, voglia di mare, voglia di tornare alla vita, e finalmente possiamo dire che ci stiamo riuscendo. Tra pochi minuti siamo qui a Otranto, dove ci sarà questa bellissima gara, una nuova gara della SNAL Sea, del circuito SNAL Sea, del nuoto in acque libere, quindi i nostri atleti sono pronti proprio lì per partire. Tra poco vedrete la partenza, come sempre finché ci sarà la bandiera rossa la partenza sarà bloccata, e al 5 minuti prima della partenza ci sarà la bandiera bianca e gialla a visionare, diciamo, in tutto il percorso, e pronti con il megafono la sirena darà il via a questa bellissima e nuova gara qui a Otranto. Ecco, potete vedere appunto inquadrata la bandiera rossa, quindi si sta provvedendo a sgomberare il campo gara dalle tantissime numerose barche che circondano qui la baia di Otranto. Naturalmente, come sappiamo, Otranto è una meta ambita nel panorama turistico salentino e ambita anche dai nostri atleti che partecipano volentieri a questa gara del circuito SNAL Sea come ogni anno. Ancora qualche minuto per le ultime disposizioni in mare, e poi, come potete vedere, tutti gli atleti sono già disposti in acqua, pronti solo alla partenza, sono già carichi. Allora, intanto diamo alcune notizie sul meteo mare oggi qui a Otranto. Giornata veramente serena, soleggiata, fa tanto caldo, temperatura dell'acqua in superficie 24 gradi e mezzo, esterna, quindi quella che si percepisce, dai 29 gradi a 31 gradi. Mare calmo, leggera brezza, ma si sta bene, vento da sud e sud-ovest, onda circa da 10-15 cm, quindi una passeggiata direi per i nostri atleti, ormai professionisti in questo sport. Abbiamo l'altro paraboli, teniamo tutti davanti.
Ecco, intanto in mare il nostro staff dell'Atlantia sta provvedendo a far spostare le tante imbarcazioni che hanno pensato bene di mettersi, avere un posto in prima fila per godersi la gara, però non notando che si erano messi proprio sul circuito. Bene, sento dire dalla radio che si è quasi pronti, quindi anche le ultime imbarcazioni si stanno spostando e poi partirà subito la nostra gara qui a Otranto. Seconda tappa, poi vi dirò qual è stata la prima. Okay, ultimo controllo quindi in mare, il nostro staff sta appunto andando fino alla prima boa in fondo per controllare se tutto è a posto e poter dare inizio a questa gara. A supportare naturalmente i nostri atleti in mare ci sono diverse imbarcazioni che hanno dato la loro disponibilità a supportare appunto la gara e essere pronti a intervenire in caso di bisogno. Per questo motivo noi per quanto riguarda la sicurezza in mare ci teniamo tantissimo e ecco perché noi prepariamo bene le nostre gare e già da un anno prima per avere tutto sotto controllo sia dal servizio in mare che a terra. Gara di oggi prevede un giro di un chilometro, quindi un giro unico, un chilometro, quindi 1000 metri lineari, quindi una passeggiata direi per i nostri atleti. Infatti si prevede tempi dal quarto d'ora in poi, ecco.
Bellissimo scenario che abbiamo davanti a noi, sono le montagne dell'Albania che qui dal Otranto si vedono veramente molto bene e in alcuni giorni sono veramente limpide, senza foschia. Oggi direi che la visuale è veramente netta, è sempre un bello scenario. Ok, sembra che siamo pronti, quindi anche la bandiera rossa è stata tolta, quindi ci siamo, direi che siamo proprio lì lì per partire. Gli atleti sono tutti in acqua, ricordiamo che oggi sono quasi 50 atleti in acqua, eh. Ecco l'applauso di incoraggiamento. Siamo per sentire la sirena che darà il via alla gara. Manca veramente pochissimo. Gli atleti scalpitano. Bandiera gialla, ok, siamo pronti quindi. Uno, partenza, sono partiti in questo momento la gara di Otranto. Bellissimo effetto questo di questo gruppo, di questa scia in mare, queste braccia che si contenderanno questo premio in questa tappa di Otranto. Ecco, tra poco vedremo gli atleti passare proprio qui davanti alla nostra postazione. Ricordo che sono solo un chilometro, quindi gara velocissima per i nostri atleti che sono ormai dei professionisti in questo sport, quindi a breve sapremo già chi vincerà questa tappa di Otranto. Proprio oggi a Otranto alle 10 c'è stata la 400 metri kids in cui hanno partecipato 4 ragazzi dagli 11-12 anni, tra cui ci sono questi atleti che adesso vi dico i nomi. Ecco, si sono contesi la gara del 400 metri kids Marco Tognoli, Giuseppe Stasi, Luigi Donato Brandi e Raffaele Viva. Al primo posto la medaglia d'oro è stata aggiudicata appunto a Marco Tognoli con un tempo di 5 minuti e 23 secondi. Veramente un buon tempo per un ragazzino considerato che ha 11-12 anni, abbiamo detto. Ecco intanto i nostri atleti passare proprio davanti a noi. Ecco, già cominciano a delinearsi quelli che sono dei gruppetti e la scia tra il primo e il primo gruppo.
percorso a V, se vogliamo, oggi. Gli atleti raggiungeranno la prima boa gialla sul costante destro, cioè sinistro, e poi gireranno intorno alla prima boa gialla tenendola sulla sinistra e tornando verso le altre boe fino a rientrare nella baia per concludere il percorso nella prima spiaggia qui alle nostre spalle. Ricordiamo appunto gli appuntamenti, che come dicevo questa tappa di Otranto è la seconda tappa, la prima è stata ad Andrano il 27 giugno, dove si è disputata una 1100 metri, quindi 1,1 km, e dove abbiamo visto vincitore un ragazzo molto giovane di cui penso sentiremo veramente parlare, e Michele Bonfrate, 18 anni, un ragazzo di 18 anni, veramente molto bravo. Le prossime tappe invece si svolgeranno il 25 di luglio a Sant'Isidoro con una tappa da 5,5 km, poi a seguire il 22 agosto la Capo d'Otranto, questa è veramente una gara storica, una gara diciamo molto molto bella, molto interessante da seguire perché è colossale la Capo d'Otranto, perché vede, si parte dalle Orte e si arriva alla Palacia. È un tratto di mare molto profondo e molto insidioso ed è un tratto da 5,6 km. E poi ci sarà a Gallipoli il 5 settembre, anche qui una piccola gara dei ragazzi con una 400 metri kids più una gara da 3,2 km. Quindi gare molto interessanti da non perdersi assolutamente per gli amanti del nuoto in acque libere. Allora, vediamo un po' chi sono i nostri atleti che oggi partecipano qui a questa gara di Otranto. Andiamo a conoscerli uno per uno, nome per nome. Vallone Guglielmo, Pisanello Luigi, Bonfrate Michele, il vincitore della tappa di Andrano, Abbatantuomo Giorgia, Tedeschi Ilaria, Viva Umberto, Cavalera Antonio, Guerriero Elisa, Porta Cesare, Ruggero Vincenzo, Spada Guglielmo, Quarta Samuele, Maggio Erika, Bocci Giuditta, Calcabrini Carla, Andriulo Cosimo, Raguso Giuseppe, Sparapane Luigi, Vinci Benedetto, Marocco Ivan, Gaballo Matteo, Amorese Lillà, Scialpi Oronzo. E ancora Toscano Alberto, Delitala Alberto, Pansera Enrico Maria, Vitale Gianluca, Lenucci Marcello, Greco Antonio, Bonatesta William,
Panzini Giuseppe Fabio, Torelli Chiara, Menduni Pierangelo, Coluccia Ivana, Nacci Vito, Piccoli Corrado, Carluccio Enrico Maria, Arcieri Maria Rosaria, Santoro Lucia Milena, Jaco Lizard, Guerriero Antonio, Margheriti Angela, De Giorgi Roberto, Gadaleta Fulvio, Quarta Rocco, D'Aprile Francesco. E basta così. Ok, li abbiamo detti tutti. Quindi veramente tanti atleti oggi e stanno già per puntare la seconda boa gialla, sono quindi sulla scia del ritorno, o meglio non del ritorno ma del puntare l'arrivo davanti a loro per entrare nella baia di Otranto, nella piccola spiaggetta dove ci saranno tutti i bagnanti ad accogliere i nostri atleti. Ancora ultime bracciate per raggiungere l'ultima boa gialla davanti a sé, i nostri primi atleti già si intravedono, quindi mancheranno al massimo 200 metri al traguardo in questo istante, quindi veramente ultime bracciate. E in diretta radio cercheremo di capire chi sarà il vincitore di questa tappa. Daniel, appena sai il primo che arriva, il vincitore, comunicamelo, sai? Ok, ok. Ok, mi comunicano che anche l'ultimo concorrente ha superato la prima boa gialla del percorso. Ok, quindi dalla radio, stazione radio, mi dicono che sono in due che si contenderanno il posto di questa, il primo posto di questa tappa. Ecco, sgomitano
fianco a fianco, li possiamo già vedere, ultime bracciate. Cuffia verde e cuffia rossa, scopriremo i loro nomi. Ecco intanto il campo gara davanti all'arrivo, stanno cercando il nostro staff di liberarlo quanto prima perché stanno per arrivare i nostri primi atleti. Sembra aver preso il passo più lungo la cuffia verde di qualche metro più avanti, quindi ha staccato il suo contendente che aveva poco fa al suo fianco. E adesso comincia la corsa a piedi, perché lì in quel punto di mare non si tocca, quindi si corre verso il traguardo. Velocemente si getta per poter prendere piede e arriva, ultimi passi, ultimi metri, è arrivato! E anche il secondo. Ok, mi dicono che dalla regia che il primo ad arrivare è una ragazza, Giorgia Abbatantuomo, e qui facciamo un bellissimo applauso. Brava Giorgia! Intanto qualche atleta si è perso, stavano andando direttamente nel porto, adesso correggono il tiro, ma ultimi metri anche per questo gruppo di atleti, si corre. Eccoli qui. Grandiosi i nostri partecipanti. Si prospettava questo arrivo in massa. Ma intanto vediamo che in acqua ci sono veramente ancora tanti atleti. Si sono ormai divisi in gruppi e molti sono ancora verso la prima boa gialla, quindi ancora per loro un po' uno bel spezzone di gara, insomma. Ma intanto vediamo cosa succede qui davanti alla nostra postazione, dove altri concorrenti sbracciano per poter arrivare al traguardo per totalizzare il miglior tempo possibile in questa gara. Ricordiamo che è una delle gare che fanno parte del circuito Snalsi, in tutto sono 5 le tappe per concludere fino a Gallipoli, come abbiamo detto prima, a settembre.
Perfetto. Allora, abbiamo conosciuto la prima assoluto donna, Giorgia, e come primo assoluto uomo abbiamo lo stesso vincitore della tappa di Andrano, Michele Bonfrate. Ehi, avevo detto che di questo ragazzo si sentirà parlare. E come volevo si dire, anche oggi ha fatto il suo. Ok, allora sono tutti passati, tutte le boe sono state superate, quindi ultime bracciate per i nostri ultimi atleti in acqua per dare poi il fine a questa bellissima gara di oggi qui a Otranto. Daniel, mi dai il tempo, il primo tempo di Giorgia e il primo tempo di Michele? E allora siamo qui ancora in diretta da Otranto. Ultimi atleti stanno per concludere questa bellissima gara, questa tappa che ha visto ben 50 atleti in acqua oggi qui a Otranto. È sempre bello vedere quanta gente partecipa ai nostri eventi. Ripeti Daniel perché non ho sentito. Donna 13:43, uomo 13:50. Ok, grazie. Allora, mi dicono dalla postazione radio che il primo tempo assoluto della donna è stato di 13:43, mentre quello di Michele è stato di 13:50, quindi veramente è una questione di proprio di pochissimi secondi. 7 secondi esatti l'uno dall'altro. Comunicami anche l'ultimo quando arriva. Ok. Niente, in fondo com'è la situazione? Situazione tutta da fare. Sembra che ormai stanno arrivando gli ultimi. Sono gli ultimi ad arrivare, quindi con molta calma, molto nonchalance.
Poggiata l'hanno già passata, quindi mi sa che si ritrova da lì. Ok, ok, perfetto. Io non vedo più nessuno, perfetto. Dani, io non vedo più nessuno in acqua. Sono arrivati tutti? Non credo, perché non lo so. Perfetto, sono arrivati tutti. Ok, benissimo. Ok, allora mi dicono dalla postazione radio che sono arrivati praticamente tutti i nostri atleti, quindi la gara è considerata ormai chiusa, conclusa, e da Otranto quindi si conclude qui questo evento. Io passo ai ringraziamenti per coloro che hanno dato la possibilità di fare questo evento, quindi ringraziamo il comune di Otranto per il suo patrocinio, la Guardia Costiera Ausiliaria e la Capitaneria di Porto di Otranto. Ringraziamo ancora il dottor medico Rizzo che ci supporta in tutti i nostri eventi sportivi e il servizio ambulanza Life Support Lecce, insieme ancora all'associazione ICS, l'Associazione Italiana Cultura Sport, che ci dà una mano e siamo appunto associati, si sostengono in tutti i nostri eventi del nuoto in acque libere. Salutiamo e ringraziamo ancora tutto lo staff SNALSI che si è prodigato al montaggio del campo gara, tutto il lavoro fatto, i nostri ragazzi che ci danno una mano in mare e a terra. E ancora ringraziamo la location che ci ospita qui alle nostre spalle, il Maestrale, che ci supporta ogni anno e per tutti i nostri atleti prepara un rinfresco dopo gara. E ringraziamo anche il Maestrale. Bene, da Otranto è tutto, vi do l'appuntamento quindi a Sant'Isidoro il 25 luglio. E sempre con noi, sempre per un'altra giornata di sport all'insegna del divertimento ma anche del sano sport come si deve, perché è questo che è importante per noi. E che dire, grazie a tutti da Salento Television, Fabio Bin, alla prossima, ciao da Otranto, ciao!